Buongiorno mie care e miei cari. Oggi voglio porre l'attenzione sulle aspettative rispetto a quanto sono in grado o quanto voglio mettere sul piatto della bilancia. Per farlo utilizzo un esempio molto calzante, che è quello di un investimento. Allora, nel momento in cui io investo pochi soldi, ma mi aspetto un grande ritorno economico da quell'investimento, chiaramente il fallimento è matematico. Non posso pensare di investire 1000 euro e di avere di ritorno 100.000 euro, soprattutto se penso a un investimento a breve termine o a brevissimo termine. Il fallimento è scontato. Perché? Perché io ho impiegato un piccolo capitale e ho un'aspettativa molto alta di ritorno di interesse, quindi di ritorno di guadagno. La stessa cosa, se ci pensate, succede quando voi fate una dieta. Voi volete impegnarvi pochissimo per un brevissimo tempo e avere un risultato fantastico. Io decido di impegnarmi per un mese perché il mese prossimo devo andare in vacanza e voglio sfoggiare un fisico bello, però devo perdere 10 kg. Allora capite che non c'è proporzione tra quello che siete disposti a fare e il risultato che volete ottenere? Allora, come tutte le cose e come tutte le azioni di buon senso, il risultato è di solito direttamente proporzionale a quello che sono in grado di mettere sul piatto della bilancia. Quindi l'equazione giusta quale sarebbe? Devo perdere 10 kg? Devo impiegare almeno 4-5 mesi? Devo perdere 30 kg? Di conseguenza. Poi ci possono essere delle variabili che possono accorciare questo tempo o lo possono allungare, a seconda appunto dell'imponderabile che accade durante il percorso. Però se voi ai blocchi di partenza pensate di impiegare poco tempo per avere un risultato molto grande, il fallimento è assicurato. Ecco perché mandate a puttane tutte le diete, ecco perché fallite, ecco perché siete depresse nei confronti della ripartenza per l'ennesima volta di un percorso o in un percorso di resa conto. Perché non avete mai conteggiato realmente tutte le variabili che ci vogliono e che sono necessarie per avere un risultato. Quindi non sperate di investire pochi soldi e di guadagnare tantissimo, perché questo resterà sempre e solo nei vostri soldi. Buona domenica.